Dal mangiare nei ristoranti al chiuso all'accedere a un cinema preoccupa l'obbligo del certificato verde che in attesa del nuovo decreto fa aumentare dubbi e incertezze. Se da una parte continuano le proteste e i sit-in in tutta Italia, dall'altra a farne le spese saranno anche i gestori di quei locali in cui si potrà entrare solo con il Green Pass. Tra queste categorie ci sono le sale cinematografiche che hanno già subito pesanti ripercussioni a causa della pandemia e come ci spiega Massimiliano Giometti, titolare con la famiglia delle multisala del Metropolis, e del Luci, le norme ancora non sono chiare. Già stamattina dicevano le ultime notizie che non sanno se noi siamo in grado o possiamo, siamo abilitati a richiedere un documento di identità, che per la legge non potremmo, in poche parole, che deve essere esibito unitamente al Green Pass. Abbiamo bisogno che sia chiarito bene l'utilizzo che dobbiamo farne, come farlo, cosa dire ai nostri dipendenti e soprattutto cosa dire al pubblico. Un altro problema poi è che le distribuzioni stanno spostando le uscite dei film. Perché naturalmente sanno che andranno incontro a un insuccesso certo, perché un'altra ulteriore limitazione oltre quella del contingentamento al 50% degli spazi chiusi, e quindi siamo davanti già a un spostamento delle pellicole previste per fine agosto, per il primo di settembre. Ogni giorno se ne sente una diversa e quindi questo per noi è un problema, perché se non abbiamo prodotto è veramente difficile. Poi siamo in una fase che noi stiamo riaprendo le multisale, abbiamo avviato i lavori, quindi ci viene meno la terra sotto i piedi. Al momento, prosegue Giometti, abbiamo riaperto solo a Pesaro e ad Ancona. In un anno e mezzo, ha ricordato, abbiamo perso oltre il 97% di fatturato e quindi svariati milioni di euro. Allarmano poi anche le notizie che arrivano dalla Francia, dove con il debutto del Green Pass in un giorno hanno perso il 92% di presenze. Più che c'è una doccia proprio gelida, speriamo che se non si tramuti in un'altra chiusura, perché allora sarebbe veramente, parliamo di un altro sport. Speriamo tutti di no. Ci sono state pochi giorni fa le giornate professionali del cinema a Riccione, dove erano riuniti tutta la filiera cinematografica, produttori, distributori, esercenti, e si sono visti i trailer dei film che usciranno da qui a gennaio, quindi c'è anche fermento da quel punto di vista, e fermarsi sarebbe devastante a detta di tutti, e quindi speriamo che anche questa nuova regola non porti via anche troppo pubblico, non limiti troppo l'utilizzo delle sale, perché già siamo in un periodo dove non è facile che la gente venga al cinema, i prodotti sono pochi e ci preparavamo solo a riabituare la gente, noi stessi, al lavoro per poi dopo arrivare nella stagione invernale già pronti, diciamo, e sperando che la situazione pandemica migliori per avere continuità. Questo ci preoccupa tanto, tanto, perché se i film vengono spostati non abbiamo prodotto, e non avendo prodotto non è che possiamo vendere la pista, insomma, noi facciamo cinema.